arte, letteratura, educazione. Allora, io direi che anzitutto bisogna distinguere tra l'arte praticata, no? E quella vissuta invece, fruita, diciamo così. Sono entrambe importantissime, però hanno, come dire, degli obiettivi diversi e dei risvolti diversi. Quando io pratico l'arte, devo cercare dentro di me di raccontare qualcosa che mi appartiene. Quando invece io fruisco l'arte, quindi la letteratura, quindi il fumetto, quindi vado in un museo, è come se aprissi una finestra di fronte a un mondo che non conosco. Questo è fondamentale, ovviamente, perché ti educa alla complessità. Noi siamo tantissimi, siamo la terra è un organismo vivente di estrema complessità, l'arte e la letteratura ci aiutano a comprenderla in qualche modo, a nutrircene, ok? E a esprimere la complessità che è dentro di noi nel momento in cui la pratichiamo. E quindi educare all'arte fin da piccolissimi è, secondo me, fondamentale per educare alla complessità. Il libro che io ho letto anche molto tempo fa, forse era uno dei miei primi libri che lo leggevo, Il vecchio e il mare, no? Quello mi è rimasto proprio in cuore. L'arte, la letteratura, per me è come una specie di ago e il filo che cuce tutta la faccenda del mondo, la bellezza del mondo. E ti aiuta anche a stare nel mondo.